Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio di Game Invaders. Questa volta ci troviamo con un appuntamento settimanale un po' particolare di Destiny, con Xur. Infatti questa piccola serie che magari farò io questa settimana, Feffodevil la prossima, Alex o Aziral, ci vedrà appunto coinvolti con lo stesso agente D9, cioè Xur. Vi daremo dei consigli, vi daremo cosa vende, vi diremo cosa vende, cosa comprare e cosa non comprare, la sua precisione precisa, la sua e diciamo i suoi sconti e roba varia. Allora, ecco l'agente D9 Xur che si trova, come avete visto, vicino all'avanguardia e scendendo le scale subito sulla destra. Questa settimana devo dire che è stata più che positiva per quanto mi riguarda, perché oltre ad aver comprato comunque tantissime sintesi speciali, come vi faccio vedere, e consiglio a tutti quelli che sono interessati a fare la fine di crota, soprattutto a livello 33 e non l'hanno ancora prese, di prenderle come se non ci fosse un domani. Ne ho prese tantissime, e tra cui ho comprato anche un'arma che è Morte Rossa, che vedremo dopo. Cominciamo dal principio. Cosa vende Xur questa settimana? Vende un elmo indistruttibile per il titano, buonissimo anche questo per la fine di crota al 33, perché permette di ripristinare la salute ogni volta che si raccoglie una sfera. Quindi è ottima, perché come sapete appunto a livello 33 crota non ridà la vita. Poi abbiamo un radar zuccone per il cacciatore, che è buono, e questa è anche la possibilità che a me sinceramente mi sta molto simpatica, è quella del radar che è visibile quando si mira con le armi primarie, che lo reputa una buonissima perk. Abbiamo gli artigli di Hamkara, scusate la pronuncia, che anche questa è un sono dei buoni guanti lunghi appunto per lo stregone, è la cosa meno eccezionale sinceramente, almeno come la reputo io, di questa settimana. Poi abbiamo Morte Rossa, che come vi ho detto prima è un'ottima arma. Perché? Perché la sua principale caratteristica è appunto quella che potete leggere, che dove ogni uccisione ti cura aumenta la velocità di ricarica. Quindi questa è la reputo una perk ottima, anche se lo fa lo stesso Suros, però questa ne aumenta di più e soprattutto è molto più frequente. E poi comunque, come potete vedere dalle caratteristiche, quindi come la cadenza, l'impatto, la gittata, la stabilità della ricarica, ma anche lo stesso caricatore che ha 27 colpi, è molto buona. Non mi fa impazzire sicuramente il colpo a impulsi, perché come vedete è un fucile a impulsi e quindi spara 3 colpi alla volta, e io sono un po' più per il fucile automatico. Abbiamo poi il frammento esotico e l'enigramma esotico, che costa sempre 23 particelle di luce, insieme poi a tutte le armature, alle armi, come potete vedere, che vengono potenziate questa settimana. Cosa consigliare e cosa non consigliare? Beh, tra le armature sicuramente vi consiglio di più, perché è titano, un elmo indistruttibile, perché è un elmo veramente buono, anche esteticamente è molto bello. Ve lo faccio vedere, che tanto sto col titano, questa lucetta mi fa impazzire anche se già ce l'ho, e ve lo consiglio come armatura. Sicuramente l'arma del giorno è straconsigliata, soprattutto perché Morte Rossa mi pare che non sia abbastanza frequente con Xur, e quindi ve la consiglio tantissimo. Inoltre vi consiglio anche di comprare ovviamente le sintesi pesanti, perché possono essere utilissime e non si sa quando ricapiterà questa possibilità. Come vi ho detto, era un video breve, era soltanto per farvi vedere Xur, per darvi diciamo le principali caratteristiche, i principali input. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere tra i commenti, o mettete un semplice mi piace se vi è piaciuto il video. E bella a tutti da me e Xur, ragazzi. Scusate se vi ho dato a sedere.